Allora, buongiorno di nuovo, siamo con Raffaella Mambelli, titolare del caseificio Mambelli di Bertinoro, in provincia di Forlì Cesena. E, volevo fare spiegare a lei un po' della storia dell'azienda, dal momento in cui mi è sembrata abbastanza rappresentativa per quanto riguarda il passaggio dalla tradizione all'innovazione. Sì, buongiorno a tutti. Ma io insieme a mia sorella e a mio marito rappresentiamo la terza generazione di questo caseificio. Partì nostra nonna nel dopoguerra con delle produzioni casearie derivanti comunque dal mondo contadino. Un po' tutti i contadini della zona, del territorio bertinorese avevano una mucca in casa perlomeno per il fabbisogno personale e poi trasformavano questo latte in eccedenza in formaggi per il consumo. Noi nasciamo in questa maniera qui e col passaggio attraverso i nostri genitori la passione è arrivata fino a noi e ancora oggi le produzioni che noi effettuiamo sono le ricette di nonna Elsa. In particolare tutto il percorso poi che è avvenuto in questi anni ci ha portato ad ottenere una DOP su un formaggio fondamentale romagnolo che è lo squacquerone di Romagna DOP. L'avvento di questa DOP ha rafforzato ulteriormente la produzione tipica come noi facciamo, per cui questo è molto importante. L'altra produzione dalla quale noi deriviamo storicamente è una produzione che nasce proprio nel territorio bertinorese, una ricotta molto speciale, una ricotta che nasce dal latte e non dal siero, latte di mucca. Noi lavoriamo attualmente solo latte di mucca delle nostre zone da stalle selezionate da noi, per cui la valorizzazione di questo prodotto deriva dal fatto che si utilizza solo latte e utilizziamo un'acqua termale che sgorga vicino a noi alle terme di Fratta per ottenere questo tipo di prodotto molto particolare. Un po' tutta la nostra produzione è incentrata sul fatto che ci teniamo a mantenere una valorizzazione particolare sulle materie prime della nostra zona, tant'è che oltre a quest'acqua termale ricchissima di sali minerali, noi utilizziamo nelle produzioni dei nostri formaggi il sale delle saline di Cervia, che viene definito ormai notoriamente il sale dolce, semplicemente perché non contiene cloruri amari così come altre tipologie di sali, e anche nelle produzioni casearie questo utilizzo del sale ci dona maggiore delicatezza. Per cui la radice, la matrice artigianale continua ad essere insita in noi. Ripeto, le ricette sono le medesime, poi l'azienda ha avuto un'evoluzione nel tempo, quindi la gamma si è ampliata, mantenendo sempre però vivo in caseificio il filo conduttore della qualità, della qualità elevata, con un'innovazione relativa invece al packaging, alla distribuzione, al servizio al cliente. L'attenzione più particolare è anche il fatto che partiamo da pezzature molto piccole, come ad esempio lo squacquerone di Romagna DOP di 100 grammi, fino ad arrivare alle pezzature da gastronomia. E quindi questo è un po' ciò che ci contraddistingue. E mi diceva che appunto c'è stata tanta innovazione anche nella creazione di nuove linee che guardano alle nuove abitudini del consumatore, tra cui specialmente due linee in particolare, in più una dei dessert, giusto? Sì, giusto. L'ulteriore innovazione avvenuta di recente sta proprio nella nostra filosofia, quella di mantenere le ricette tradizionali ma cercare di andare incontro a quelle che sono le nuove richieste del mercato. È il motivo per il quale abbiamo messo in campo, abbiamo studiato per tanto tempo, fatto ricerca in caseificio per una buona messa a punto di formaggi senza lattosio, in particolare lo squacquerone, la ricotta di latte intero e la caciotta, per dare un'offerta anche a coloro che sono sempre più numerosi e se sono quella porzione di popolazione che purtroppo è intollerante al lattosio. In questa maniera siamo riusciti a ridonare anche a loro il gusto di poter assaporare un formaggio fresco, perché siamo noi in caseificio a donare loro la possibilità appunto di avere un formaggio prodotto con latte senza lattosio. È un procedimento del tutto naturale che avviene proprio dentro al nostro caseificio, non acquistiamo latte delattosato, quindi lo produciamo sempre con il nostro latte delle nostre stalle e poi procediamo noi con questo tipo di attivazione.
Un'altra categoria di consumatori che sta avendo sempre più predominanza nel mercato di oggi è un po' quello dei vegetariani, quindi della popolazione che si sta avvicinando a questo tipo di alimentazione, per cui mentre tradizionalmente i formaggi tendenzialmente si ottengono con un caglio di origine animale, abbiamo anche qui invece dato un'offerta utilizzando un vecchissimo antico metodo di produzione, utilizzando il caglio di origine vegetale. In particolare viene estratto dal cardo mariano, il fiore di cardo mariano, e quindi anche gli antichi non facevano altro che in dei sacchettini di tela estrarre queste componenti che erano presenti nel cardo mariano. E anche noi oggi, attraverso la nuova tecnologia, riusciamo a dare un'offerta di formaggi, in particolare per il momento stracchino e caciotta, con caglio vegetale. La linea dei dessert, invece, se ci vuol dire due parole. Sì. La linea dei dessert. Noi, storicamente, in Romagna, per noi l'utilizzo della ricotta di latte intero, come vi dicevo prima, è sempre stato un utilizzo e un consumo di consuetudine, appunto, molto spesso anche abbinata a confetture extra di frutta. Siamo anche grandi produttori abbiamo tanta frutta in Romagna di qualità, e quindi le confetture fanno parte anche quelle della nostra tradizione in cucina. Quindi l'abitudine di consumare ricotta di latte intero abbinata alla confettura è sempre stato un fine pasto, un dessert di fine pasto. Noi abbiamo voluto dare un'offerta di un prodotto già pronto, una confezione da 100 grammi, dove alla base si possono trovare confetture extra di frutta, e produciamo poi noi una crema con questa ricotta, la ricotta di Romagna del caseificio Mambelli, di latte intero. Quindi questo dessert già pronto può essere consumato come una merenda in sostituzione, appunto, di altre merendine, e abbiamo tutti i prodotti senza conservanti, appunto, e completamente genuini. Quindi questa è l'evoluzione, l'innovazione della classica ricotta che faceva nonna Elsa all'inizio della sua attività. E quindi sì, diciamo una buona prosecuzione nel presente, e poi anche tante soddisfazioni, a quanto mi diceva, perché non è la prima volta che siete qui a Expo, perché avete avuto la possibilità, insomma, di presenziare qui già da diverso tempo, e anche in uno spazio importante. Sì, noi diciamo che siamo stati selezionati da Italy, che è qui presente col proprio padiglione, e con un'offerta per tutti questi 6 mesi di piatti fatti da grandi chef, da ottimi ristoratori provenienti da tutta Italia. La scelta di Italy è stata quella di offrire nei piatti che si presentano ogni mese la nostra ricotta di latte intero. Ci potete assaggiare con lo squacquerone di Romagna DOP all'interno delle ottime piadine che loro offrono nel padiglione Italy. E i dessert, il principe dei dessert è il tiramisù, viene effettuato con il nostro mascarpone artigianale fresco, che è un'altra produzione che da tempo abbiamo riscoperto. Negli anni è stata un po' soppiantata dall'invasione dei mascarponi a lunga conservazione della grande industria. Noi invece abbiamo voluto imprimere nel mercato una controtendenza, quindi abbiamo voluto rivalorizzare quella che è la vecchia e tradizionale metodologia di ottenimento del mascarpone artigianale fresco. Quindi lo otteniamo solo con panna fresca, lo sgrondiamo nei teli per una notte, il giorno successivo vengono effettuati dei fagotti per l'ulteriore sgrondo, e poi confezionato manualmente. Da noi la manualità e l'artigianalità sono un punto di forza, perché tutte le nostre produzioni vengono comunque selezionate dai nostri esperti in confezionamento, e quindi diciamo che la grande, sì, come dicevi tu, la grande soddisfazione è stata anche quella di essere presenti in questi mesi in questi ottimi piatti di questi ristoratori. Sì.
Grazie mille, direi che abbiamo concluso la presentazione e quindi ringrazio Raffaella Mambelli e ricordo, come si diceva prima, di scaricare l'applicazione Food Stories, che è già disponibile per i sistemi Android, non ancora per iPhone, ma sarà fatto alla svelta, e di visitare il sito all'interno del quale sono visibili e disponibili tutti i video delle imprese, come quelli che appunto stanno passando sugli schermi dai quali poi dal sito appunto avrete la possibilità anche di prenotare eventualmente le visite in azienda per queste aziende che si sono rese molto disponibili al progetto. Quindi grazie mille ancora. Salve, io sono Raffaella Mambelli del caseificio Mambelli di Santa Maria Nuova di Bertinoro. Siamo produttori di formaggi freschi romagnoli. Il nostro prodotto principe è lo squacquerone di Romagna DOP, una delle DOP nei formaggi tipicamente romagnola. Come si ottiene lo squacquerone di Romagna DOP? Con latte selezionato delle nostre zone, fermenti autoctoni, cioè fermenti che derivano proprio dal latte delle nostre zone, ed è l'originale, soltanto con la denominazione squacquerone di Romagna DOP tutti i consumatori potranno contraddistinguere l'originale dalle imitazioni, perché ancora oggi nel mercato ci sono imitazioni dello squacquerone. Oltre allo squacquerone di Romagna DOP, noi siamo anche produttori di un altro prodotto tipico romagnolo, che è una ricotta molto speciale, una ricotta che deriva da latte intero, e noi la otteniamo come faceva nostra nonna, sempre con la stessa ricetta, cioè grazie all'utilizzo di un'acqua termale ricca di sali minerali. Quest'acqua termale le conferisce un sapore unico e particolare, e il fatto che sia prodotta da latte intero e non da siero dona questa ricotta una cremosità ineguagliabile, da assaggiare sicuramente. Oggi abbiamo il piacere di essere ospitati qui ad Expo nell'esposizione della Regione Emilia-Romagna, grazie a CNA che con il progetto Food Stories ha accolto tanti produttori artigianali come noi e ha dato l'opportunità di far conoscere tanto valore dei nostri territori, per cui ringraziamo tutta l'organizzazione di aver avuto l'opportunità di essere presenti in un'esposizione così importante anche per noi piccoli artigiani. I nostri progetti per il futuro sono logicamente di espansione, di continua ricerca di prodotti nuovi, ma la cosa più importante per noi è mantenere la grande matrice che ci contraddistingue, cioè l'utilizzo di materie prime di qualità elevata, ricette tradizionali. Le nostre ricette devono essere sempre mantenute per quello che riguarda la grande qualità che da sempre, da nostra nonna attraverso i nostri genitori, è arrivata fino a questa generazione. E quindi per il futuro la nostra sfida, ma anche la nostra convinzione, rimane sempre questa.